Così, si torna alla carica, gli spiragli questa volta ci sono, potrebbe essere anche una moschea grande, anche in centro, apre l'assessore alla cultura Giuliano Da Empoli in un'intervista a Repubblica. Forse il recupero di un edificio già esistente, certamente in ottemperanza al piano strutturale. Per ora l'imam non si sbilancia su luoghi ostili, memore del progetto naufragato l'anno scorso. Tutta a Firenze va bene, l'importante è decidere insieme, certo che questa potrebbe essere davvero la volta buona per 30.000 la musulmani proprio l'assessore alla cultura del comune di Firenze che aveva gelato le speranze della comunità musulmana con un laconico la moschea è brutta, quella è stile Santa Maria Novella per intendersi adesso invece apre, sembra un po' a tutto è davvero così? è così, comunque io secondo me ora non è che sono difensore del nostro assessore ma è stato capito male secondo me lui ha dato un giudizio eh, diciamo di gusto della musulmana moschea che l'abbiamo presentata al progetto detto questo la nostra versione è aperta essendo che eh, amministra tutti i cittadini di Firenze, noi siamo cittadini di Firenze, è giusto che accolgano anche le nostre richieste il piano è a volumi zero lo sappiamo e certamente non cambierà per far posto alla moschea ma si possono recuperare dei volumi eh, dei volumi in disuso voi avete messo già gli occhi su qualcosa Assolutamente, abbiamo voluto fare un processo insieme con eh, la nostra amministrazione e con il comune, con la nostra città. Il nostro obiettivo è di creare un processo condiviso, non di dividere la nostra cittadinanza. Questa potrebbe essere davvero la volta buona? Credo di sì. Non ti curar di loro, ma guarda e passa invece verso chi annuncia contestazioni e barricate. Forza nuova ci sfruttano per avere visibilità. Diversi realtà che non hanno visibilità e sfruttano questi momenti per avere visibilità. E delle volte noi diamo l'occasione a loro anche di avere questa visibilità.